Anche noi, come tanti giornali e trasmissioni televisive, avevamo annunciato che il super testimone anonimo si era fatto vivo, ma ad oggi la notizia non pare essere così. Ecco il perché. Arriva la notizia sul testimone a sorpresa che ha deciso di farsi vivo dopo 17 anni di silenzio. Non si capisce se è un modo per far chiudere i riflettori su questa vicenda, almeno in questo momento così delicato, oppure per cercare di calmare le acque. Ma proprio ieri Giacomo Frazitta, il regale di Pieramaggio, ospite a Storie Italiane, ha decisamente smentito queste indiscrezioni che sono apparse nei giorni scorsi. Infatti dice che non è vero che ha incontrato in gran segreto il nuovo testimone, spuntato dal nulla e potenzialmente decisivo per fare chiarezza sugli ultimi attimi decisivi quando Denise era scomparsa. Il legale di Pieramaggio infatti conferma che questa persona, uomo o donna che sia, è rimasta anonima e non ci sono stati contatti. Lui commenta così: "Non è vero che l'ho incontrato e comunque", dice l'avvocato, "se l'avessi visto e lo dicessi sarebbe gravissimo". Quindi questa frase ci fa sperare. Anche perché l'anonimo, se parla, deve essere in sicurezza. Ovviamente non si può svelare né nome né cognome, altrimenti, come dice l'avvocato, sarebbe davvero grave. Però poi continua dicendo così: "Io l'attendo l'anonimo, ma se rimane tale, vale zero. Parlate, venite in procura, non bisogna più avere paura dopo 17 anni, adesso basta", ha spiegato, ribadendo che lui e la famiglia continueranno però a indagare. Queste ad oggi sono le ultime news che riguardano la piccola Denise Pipitone.